Lo stress può cambiare la qualità della vita di ogni individuo, arrivando persino a influenzare e condizionare la salute della persona. Tensioni nervose ed emotive possono diventare anche fattori di rischio per alcune malattie, in particolare quelle cardiovascolari. Occorre una nuova strategia di prevenzione e di gestione di questo fenomeno ormai connaturato con la società moderna. Il ruolo dello stress nei disturbi psicofisici è stato il tema centrale di un convegno tenutosi a Bari nei giorni scorsi, organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia. Vediamo. Medici e psicologi si incontrano oggi e si confrontano sulla correlazione dello stress nell'ambito dei disturbi psichici e fisici. Ormai acclarato, numerosi studi, evidenze scientifiche attestano l'importanza della correlazione nell'ambito anche della salute fisica, del benessere psichico e quindi il concetto di salute in senso ampio. Alla luce soprattutto dell'approvazione della legge 3 2018, la legge Lorenzin, che ha riconosciuto gli psicologi come professione sanitaria, quindi un modello interprofessionale e multiprofessionale che guarda un po' in maniera olistica la persona, il concetto di salute, in maniera ampia, tanto da poter contribuire a costruire forme di percorsi di benessere a livello sanitario insieme. È un percorso avviato già da alcuni anni con l'Ordine dei Medici della provincia di Bari e poi esteso anche ad altri ordini dei medici provinciali di tutta la regione Puglia. Nel convegno di oggi presenterò i dati relativi a come lo stress può cambiare la qualità della vita, ma soprattutto la salute delle persone. Oggi sappiamo che è un fattore di rischio molto importante per le principali malattie dell'uomo occidentale e quindi occorrono delle strategie nuove di prevenzione e di gestione di questo fenomeno e da questo punto di vista presenterò il modello della bilancia dello stress, un lavoro che sto facendo da una decina d'anni per offrire un modello abbastanza agevole per il lavoro integrato degli psicologi, degli psicoterapeutici, ma anche dei medici di medicina generale e degli specialisti. Infatti quello di oggi è un convegno multiprofessionale, proprio per riflettere come un lavoro integrato possa portare a prevenire una serie di fenomeni, oggi purtroppo molto diffusi, e a fare anche un'azione valida di cura in molte situazioni dove questo aspetto della vita ha un ruolo molto importante. La bilancia dello stress è un modello che consente di misurare lo stress della singola persona e quindi di capire come gli equilibri personali portano a situazioni di buona gestione dell'energia dello stress o di cattiva gestione. In questo secondo caso offre la possibilità alla persona di partire dalla propria situazione per fare un percorso abbastanza agevole di cambiamento e di modificazione che restituisca una situazione, diciamo, più fisiologica.